Quanto tempo è passato dall'Epifania adesso? 4 giorni. Con domani che lo caricheremo saranno 5, quindi. Questo però non vuol dire che i mercati dell'usato non nascondono sempre qualche sorpresa. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mercati dell'usato. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Oggi in compagnia perché è una minorenne, quindi mi serviva la scusa di un bambino che aprisse l'oggetto in questione di oggi e per non sembrare un vecchio pedofilo che si mette Maniaco. ad aprire i regali per i bambini rubati sotto l'albero di Natale, ho dovuto prendere un minore per scusare YouTube e quindi mettere questo video nella sezione bambini. No, non è vero, vaffanculo YouTube Kids. Prima di iniziare, come da titolo, volevo mostrarvi prima alcune altre cose che ho recuperato nei mercatini dell'usato. Per chi ha già visto i miei post qui su YouTube nella sezione community, dove trovate sempre le mie comunicazioni e anche quando vado in live, ho acquistato un Edge Flash numero 4. Tu sai che cos'è? Prova a indovinare che cos'è. È una cosa che si mette nelle videocamere. Ci sei quasi andata lontano. Allora, questa qui è una piccola magia del Game Boy Advance. Si parla ormai di molto tempo fa, visto che emulatori, non emulatori, puoi giocare il Game Boy Advance persino sul telefono. Questa roba qui ti permetteva sostanzialmente di giocare con il Game Boy Advance con una cartuccia Game Boy modificata e una micro SD. Qui ci inserivi tutte le ROM e ti permetteva sostanzialmente di avere tutti quanti i giochi del Game Boy Advance qui e giocarli sempre, ovunque. In sostanza, era la versione R4 del Game Boy. E continuando appunto a parlare di Game Boy, Game Boy Advance e appunto Nintendo, qualche tempo fa in un altro mercatino dell'usato ho trovato questo: troppa luce e soprattutto troppa plastica che riflette la suddetta luce. Pokémon Argento, versione americana. Purtroppo non abbiamo ottenuto quella italiana, ma ovviamente quello che nei mercatini trovi, ottieni. Appunto, questa non è neanche nelle migliori condizioni, ma è pur sempre una soddisfazione averla in collezione. Un po' come la versione Pokémon Rosso che ho ottenuto anni fa. Anche quella versione americana, comunque, è pur sempre una soddisfazione. Mentre invece, versione italiana, no, questo non l'ho trovato, un mercatino dell'usato, è la mia versione originale di Pokémon Rosso Fuoco. E voi vi direte, che cosa hai ottenuto? Beh, come potete vedere io la tengo da Dio, a discapito di molte altre cose che ho ottenuto da bambino, questa ha tutti quanti i volantini annessi e connessi. Una sola cosa si era andata a perdere, purtroppo. Questo qua. Io sono sicuro che qualcuno in casa mia, non voglio dire chi, Non io. ne l'abbia perso, mettendolo via da qualsiasi altra parte, però nel tempo è andato disperso. Per fortuna, 5 euro nel mio solito negozietto, sono riuscito a trovarlo e portarmelo a casa e soprattutto metterlo all'interno della sua scatola e avere il tutto completo. Accessori, non accessori e libretti di istruzioni, ovviamente tenuti bene. Ed infine, l'ultima cosa che non ho comprato solo io, o meglio, è stato totalmente un caso che sia io che lei abbiamo acquistato lo stesso oggetto in tempi diversi, a prezzi diversi, sempre usati e sempre a un prezzo molto inferiore di quello che costava originariamente, abbiamo comprato entrambi, come ho detto per puro caso, due Lenovo tablet T11. Io l'ho pagato 150, 100 No, cos'era? 139. Tu invece quant'è che l'hai pagato? 159. Esatto, comunque si parla di 200 e anche più euro per il tablet nuovo e appunto con tutto quanto. Costava 300 euro. Esatto, era in offerta 200 al tempo, il prezzo pieno era 300 euro, quindi diciamo che a meno della metà ho un ottimo tablet che sicuramente utilizzo e utilizza anche lei, visto che ci spariamo su tutte quante le serie da Netflix e Amazon Prime. Confermo. Però finalmente arriviamo al video di oggi. Nei mercatini dell'usato solito, io di solito trovo di tutto. Il punto è che non mi aspettavo di trovare sigillato sicuramente due calze della Befana della Mickey Mouse Clubhouse. Anche se in realtà solo questo è della Clubhouse, questa è una calza generale di Minnie della Disney Junior. Il punto è, io alla mia veneranda età di 2200 anni,
Non so sinceramente cosa trovare all'interno della calza della Clubhouse di Topolino. Aspetta, un sacco di sorprese all'interno. È molto probabile che sarò deluso da ogni singolo oggetto che troverò all'interno. Tieni quella rosa che io non la voglio toccare se non mi viene l'ebola. Direi di aprirla subito senza spaccare la calza, visto che almeno posso riutilizzarla. Ma ci sono gli spoiler qua. E allora non leggere. Posso utilizzarla per picchiare i bambini con le arance? No, non si fa. Tra l'altro c'è il velcro, quindi è anche incredibile questa cosa. Sono sicuro che a prezzo intero, nel periodo della Befana, costi anche dai 15 euro in su. Ne sono sicuro, perché comunque è di marca. Di marca. Io l'ho pagata entrambe un euro. Non vorrei dire, però vabbè, apriamole e vediamo cosa troviamo, vai. Allora, non guardare dentro. Voglio tirare le cose fuori senza vedere. Un oggetto l'uno, Io ho preso il mio. Anch'io l'ho preso. Ok, 3, 2, 1. Ho trovato Topolino pilota di macchine, io. E io ho trovato... il motorino di Minnie. Il motorino. Ma no, che carino. Ma mi sembrano come qualità gli oggetti che facevano delle case di Antaro. Non so chi se le ricorda. Ai tempi le case di Antaro che avevano tutte le forme diverse e le varie minchie. Ma allora ci si può anche incastrare tipo degli oggetti, credo dei gelati e simili. Ma qua non c'è nulla. Questo vuol dire che probabilmente sono là dentro. Allora, come qualità sicuramente sono buone. Cioè sono dettagliate, passatemi il termine. Sono meglio di alcune action figure che ho acquistato. Te, visto che tanto Topolino mio è un pilota, lo mettiamo qua, lo mettiamo qua sul motorino. Che carino! Aspetta, ha fatto un incidente. Secondo oggetto. Io ho una cosa grossa. No, la mia è piccola stavolta. Vai. Io ho gli sticker di Topolino e un pennarello. Io ho un ananas. Credo siano gli oggetti che vanno qua dentro. Credo, perché io qua vedo la forma, credo, di una banana. Allora, un ananas. Vediamo. Ci sta se gliela incastri dentro. Un grappolo di banane. Sai che non ho idea di dove... E questo non lo so cos'è. Sì, sono gli oggetti che vanno qua, ma si incastrano malissimo. Come avete appena potuto vedere, è andato disperso l'ananas. Oh no, e adesso? Mentre io ho trovato gli adesivi fighissimi di Topolino. Ma più che altro, non è tanto gli adesivi, che vabbè ci stanno, ma... il pennarello da solo, un solo pennarello rosso, a caso, con la punta anche già distrutta. Ma si è... ma dai, è anche secco! No. Guardalo che è secco! Si è rotto Mickey Mouse! Au. E adesso... porca puttana! Te, nuovo adesivo sullo sfondo oggi. Poi questo, me lo attacco qua ora. Ora sei come le star di Disney Channel. Sei violetta ora. Però non so cantare, la differenza loro. Allora, credo che non ci sia una grande quantità di oggetti, perché io ne sento altri due, allora, tre hanno forse. Allora, mentito, scusa. Un sacco di sorprese all'interno, c'era scritto. Credo che anche tu forse abbia gli adesivi e un pennarello a questo punto. Perché io ho trovato... ah sì, adesivi con un pennarello rosa. Io non... vediamo non... se il mio va. Non ho idea di cosa ho trovato. Ho trovato una vanga, un pezzo di plastica rosso e un walkie talkie. Forse ancora tipo ste robe qua le puoi usare sui Playmobil anche, visto la dimensione. Ma questo che cos'è? Altri adesivi? Sì, penso siano gli adesivi che forse vanno su sta carretta. Boh. Attaccami questo sullo sfondo, visto che è una macchina fotografica. Attaccamelo là dove c'è Marilyn Monroe. Se la calza rispecchia l'uno l'altro, credo di avere anche io, visto la dimensione, un carrettino per Topolillo qui. Solo che sono abbastanza sicuro che sia una merda anche questo. E no, tu se rispecchia il mio forse avrai che cosa? Avrai Minnie per forza di cose. Sì. Io ho un quad e tu hai Minnie. Oh, Minnie che carina! Minnie dolciaria. Ma che carina! Beh, il quad, devo essere sincero, è... molto più bello rispetto a sto carretto merdoso. Però sai cosa? Forse anche a livello di formato, una roba del genere lo vedrei anche su un carretto delle Barbie. Però il quad va che bello. No, è più bello il mio carretto rosa. E basta, cioè...
Non c'è nient'altro. Tutto quello che ci rimane è una calza vuota. Però, se volete la mia opinione, questa calza la riempirò io con tutta la mia delusione. La riempirò con la mia delusione per questa calza. La mia delusione è anche troppa per poter entrare dentro questa calza. Io ci sto, secondo te. Tu sì, la tua delusione ci sta abbastanza dentro questa calza. A me dispiace per chiunque abbia comprato questa calza a prezzo pieno. E sono sicuro che qualcuno l'avrà fatto, ne sono sicuro. E mi dispiace. Spero che tu abbia visto questo video e che tu abbia ascoltato le mie parole. E ti dico, mi dispiace per te. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirci qualcosa, sempre qua sotto. Boh, non lo so se ti rivedremo in questa rubrica, forse. Sì, dai. Sono molto timida. Non è vero, sei solo pigra. Anche. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao.